La figurina più attesa è stata scartata. Foggia, finalmente il suo nuovo bomber. Jacopo Murano si rimette in gioco, lo fa in una delle piazze più ambiziose del campionato, lo fa in qualità di capocannoniere in carica del girone C dall'alto dei suoi 20 gol con la maglia del Picerno. Una trattativa pazza che vedeva l'attaccante ad un passo dalla Torres soltanto pochi minuti prima che i rossoneri si inserissero, convincendolo a non allontanarsi troppo dalla sua Basilicata. Brambilla dovrà aspettarlo però per altre 2 settimane, visto il doppio turno di squalifica che Murano dovrà scontare. Restano comunque ore calde per il centrocampo. Il Foggia sarebbe vicinissimo a Jacopo da Riva, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta, ma girato in prestito alla Juve Stabia. I suoi 0 minuti con le Vespe consentirebbero ai bergamaschi di cederlo sempre in prestito ai Dauni, che punterebbero su di lui per colmare le mancanze del reparto dopo l'arrivo di Mazzocco. Il mosaico si avvicina dunque al suo completamento. Per la squadra 2 settimane intense per lavorare sulle lacune tecniche emerse in Coppa Italia e per raggiungere la miglior condizione fisica possibile in vista dell'esordio di lunedì sera contro il Trapani. Il punto di partenza potrebbe essere nuovamente il 4-2-3-1 De Lucia tra i pali, una delle certezze nel precampionato. Camigliano, Parodi ed Ercolani si giocano 2 maglie in attesa che Carillo torni pienamente a disposizione dopo aver ricominciato gli allenamenti in gruppo. Per Marzupio occorrerà un po' più di pazienza. Felicioli potrebbe prendersi la fascia sinistra, Salines quella destra. A centrocampo Tascone rimane il faro, ma Zocco avrà bisogno di qualche allenamento in più. Per Danzi potrebbe giungere l'ora della prima da titolare. Sulla tre quarti sarà tutto da scrivere. Milico non si tocca e Mausso vuole spaccare il mondo, il suo ingresso in campo col Monopoli lo dimostra. Occhio alla concorrenza di Orlando, che potrebbe anche giocarsi il posto a destra con Zunno. Davanti uno tra Santaniello e Sar. Di Murano se ne parlerà la terza giornata.